La geografia dei paradisi fiscali è, nel corso degli ultimi 10 anni, profondamente cambiata, profondamente mutata. Quindi la domanda che cos'è un paradiso fiscale potrebbe avere oggi per voi una risposta ben diversa da quella che poteva esserci 10 anni fa. Dunque, che cos'è un paradiso fiscale allora? Come posso utilizzarlo e quali sono le giurisdizioni che oggi, senza arrivare dall'altra parte del mondo, posso considerare come paradisi fiscali a tutti gli effetti? Te lo dico tra un attimo. La geografia dei paradisi fiscali, dicevamo, è mutata profondamente. Oggi, quando si pensa a paradisi fiscali, non bisognerebbe più pensare alle isolette isolate, per forza di cose, nel Pacifico, ma bisognerebbe pensare a paesi molto più vicini a noi, se siamo in Italia, soprattutto probabilmente in questo periodo di coronavirus lo sapremo, di quanto possono essere invece altri classici paradisi fiscali. Diciamo che nell'iconoclastia dei paradisi fiscali classici oggi reggono Cayman Island, rimane in primis il posto in cui, diciamo, occultare capitali e riciclare attività illecite. Questo è un fatto, non lo dico io, ne parleremo in un altro video, commentando l'index che appunto fa il punto sui paradisi fiscali tradizionali in termini di occultamento di denaro nel mondo. Quindi al numero uno in quel caso ci sono le Cayman Island, al numero due troviamo gli Stati Uniti, al numero tre troviamo la Svizzera, ma ne parleremo, dicevamo, in un video separato. Qui oggi vogliamo capire che cos'è un paradiso fiscale, come e se possiamo utilizzarlo senza bruciarci le mani, quindi senza finire banalmente in galera. Quindi che cos'è un paradiso fiscale? Tendenzialmente si identifica un paradiso fiscale una giurisdizione che o non è trasparente, quindi per esempio non scambia nessun tipo di informazione, non ha nessun tipo di collaborazione nei confronti di altre amministrazioni finanziarie, per esempio, o dove c'è magari anche il segreto bancario, o dove la tassazione è estremamente inferiore rispetto a quella di un paese tradizionale. Quando penso ai paesi tradizionali, penso ai paesi OCSE, ma in generale tutti i paesi che hanno un'imposizione dal 15% in su sono considerati safe, white. Al di sotto del 15% si comincia a parlare, a vociferare di paradiso fiscale. Ecco, quello che voglio farvi capire, che ho ripetuto in realtà in moltissimi altri video, è che oggi non c'è bisogno di bruciarsi e quindi di aprire società a Panama piuttosto che aprirle in Belize come si faceva una volta, ma è possibile utilizzare i vantaggi presenti all'interno della stessa Unione Europea, quindi senza neanche arrivare in Sud America piuttosto che nel sud-est asiatico. Quindi penso a Singapore piuttosto che al Paraguay, e rimanere quasi comodamente seduti a casa e approcciare a giurisdizioni che possono darci dei vantaggi fiscali che fino a qualche anno fa erano assolutamente impensabili. Chiaramente c'è molta confusione sull'argomento e soprattutto c'è molta disinformazione. In rete c'è tutto, il contrario di tutto. Vedo molti colleghi, tra virgolette, probabilmente con la terza media, diffondere notizie palesemente false su numerose giurisdizioni. Quindi annunciano riforme e cambiamenti legislativi che in realtà non sono neanche dietro l'angolo. Ma questo, di nuovo, è ancora un altro discorso che affronteremo in un altro video. Che cosa può fare un paradiso fiscale per me? Che cosa può fare un paradiso fiscale non classico, ma il paradiso fiscale come lo intendiamo noi, tax planning internazionale, nel nostro caso? Beh, può sicuramente abbattere l'imposizione personale, può abbattere l'imposizione del nostro business. Può consentirci di accedere a strumenti come i trust o le fondazioni per la protezione del patrimonio personale e o aziendale, può permetterci di ridurre le imposte sulla successione, le imposte di donazione. Esistono giurisdizioni come per esempio Cipro che semplicemente non ne hanno di normative in questo senso, e può eliminare le imposte sul capital gain. Quindi penso ai trader, penso anche a chi semplicemente investe, semplicemente tra virgolette, trada, diciamo, nel real estate, quindi vive di plusvalenze immobiliari. Per esempio, esiste la possibilità di quantomeno ridurre il carico di impositivo a seconda chiaramente del paese e della giurisdizione che andiamo ad utilizzare. Ecco quelle che secondo me, secondo noi di Tax Planning Internazionale, sono i 5 paradisi fiscali nuovi che vanno intesi invece in senso contemporaneo e non in senso tradizionale. Quali sono? Sono veramente dietro l'angolo, sono tutti intorno a noi. In primis, secondo me, oggi andrebbe, va valutato sempre con un professionista, su questo non se ne esce, il Portogallo. Il Portogallo è una giurisdizione interessantissima. Il dubbio è per quanto tempo resisterà alle pressioni della Commissione europea, che sta, ci sono state delle associazioni di categoria, il problema è partito tendenzialmente dalla detassazione
detassazione delle pensioni. Il Portogallo, voi sapete, vi permette di ottenere la pensione detassata, cioè lorda, rispetto a quella che prendete in Italia, evidentemente al netto dell'INPS. Ora, questa cosa che va avanti dal 2009, perché il regime NHR, non habitual resident, a cui è possibile accedere e ottenere questo tipo di agevolazioni, è stato introdotto in Portogallo nel 2019, quindi oggi sono circa 11 anni che è in lizza, che è in competizione con altri sistemi fiscali, altri sistemi tributari, e molte associazioni di categoria, soprattutto quelle italiane, si sono lamentate presso la Commissione europea, che quindi è intervenuta. Adesso pare che ci sia, facciamo attenzione perché ancora non è così, pressione in maniera tale che il Portogallo probabilmente l'anno prossimo, quest'anno è safe, arriverà al 10%, verrà introdotta una flat tax sul 10% per quanto riguarda il reddito da pensioni, e lo ribadisco, solo il reddito da pensioni. Ma per chi fa impresa, per chi è un lavoratore autonomo, per chi fa il professionista, in realtà esistono, ma anche per chi gode di passive income, penso a dividendi, royalty e interessi passivi, il Portogallo può essere un paradiso fiscale autorizzato e legale a tutti gli effetti. In più è un posto assolutamente, come dire, con una cultura e una storia del tutto simile a quella italiana, quindi un trasferimento di residenza in Portogallo per usufruire immediatamente di queste agevolazioni, che facciamo attenzione, non dureranno ancora per molto, dipende da quanto rompe le scatole la Commissione europea, è assolutamente da prendere in considerazione. Il Portogallo mi permette di ottenere tanti risultati, tanti obiettivi con un unico spostamento, con un unico trasferimento di residenza. Posso addirittura azzerare le imposte personali, posso azzerare o quasi le imposte a seconda della tipologia di business che svolgo, le imposte sulla società. Posso avere dei vantaggi anche dal punto di vista dell'IVA, chiaramente di nuovo dipende dalla tipologia di attività, e soprattutto questa esenzione da imposta, quindi imposta zero, dura per 10 anni. Quindi, se riusciamo a garantirci questa cosa nel 2020, fino al 2030 non dovremo mai più preoccuparci di pagare tasse. Quindi il Portogallo, per quanto white list, per quanto Unione Europea, per quanto la tassazione dei residenti portoghesi sia assolutamente in linea con quella degli altri paesi come l'Italia, come la Spagna, lievemente inferiore probabilmente a quella francese, a quella italiana, ma comunque assolutamente elevata, diciamo, nella media dei paesi OCSE, dei paesi europei, il Portogallo per i non residenti, quindi per chi assume o desidera assumere la residenza in Portogallo, può fare assolutamente la differenza. Quindi prendiamolo in considerazione. Secondo dei paradisi fiscali che io prenderei in considerazione, vi suggerirei dal basso della mia esperienza di prendere in considerazione, e la Spagna. La Spagna è interessante perché per le start-up nei primi 2 anni è prevista un'agevolazione per cui la corporate income tax, cioè l'imposta sulle società, è del 15%, che è un'aliquota assolutamente interessante. Consideriamo che oggi le aliquote più basse in Europa sono del 12,5%, la troviamo a Cipro, probabilmente domani anche l'Inghilterra sta tendendo a scendere, proverà, era prima del coronavirus, adesso vedremo quello che succederà. Per esempio, vi do un highlight, l'Irlanda sta considerando di alzare l'imposta sul dividendo ricevuto dalle persone fisiche dal 20 al 25%. Quindi bisogna capire un attimino come ne usciremo, se con le ossa rotte oppure no, dal Covid, ma ci saranno comunque delle alternative sempre e comunque. La Spagna comunque è interessante per questa agevolazione che dà nei primi 2 anni di attività. Dopodiché è interessante perché ha la possibilità di costituire, per esempio, società anonime. È interessante la possibilità di usufruire di una holding spagnola, che è Inpexo, tendenzialmente è la holding spagnola dà la possibilità di ricevere i passivi income, quindi dividendi, interessi e royalty, tendenzialmente non tassati. Quindi è possibile utilizzare la holding per investimenti worldwide, anche perché la Spagna ha una relazione accentuata di trattati contro le doppie imposizioni, anche con gli Stati Uniti, anche con i paesi del Sud America, per esempio come la Colombia e con il Brasile. Quindi è possibile utilizzare una holding spagnola, in realtà, come dire, investendo in tutto il mondo, e poi riuscendo a ridurre la tassazione veramente a zero, quantomeno finché la cassa rimane all'interno della holding. Inoltre, la Spagna non ha ancora una exit tax, che è un grosso tema oggi sull'agenda della Commissione europea, però in questo momento non c'è. E soprattutto un altro vantaggio della Spagna è l'ampia deducibilità delle spese aziendali, cioè quando vado a dedurre, a sostenere un costo aziendale, non c'è tutto quel casino che c'è in Italia, per cui
volgarmente casino, per carità di Dio, l'amministrazione finanziaria, la fiscalità, il fisco avranno le loro ragioni, però la raccolta di documentazione a supporto e soprattutto le differenti percentuali in termini di deducibilità del costo, di detraibilità dell'IVA, sicuramente non rendono agevole la vita per gli imprenditori e per i professionisti che hanno una partita IVA o una società all'interno della penisola italiana. Posizione numero 3. La posizione numero 3, secondo me, è destinata a salire, è quella del Regno Unito, United Kingdom, che evidentemente, o l'Inghilterra, perché in realtà non sapremo cosa resterà dopo la Brexit del Regno Unito, se l'Inghilterra sarà lasciata messa sola, diciamo, abbandonerà. Anche sarà abbandonata meglio da Irlanda, Scozia, eccetera, eccetera. Per il momento, però, la UK mantiene il suo sex appeal in termini di business, sia perché è un paese altamente business friendly, sia perché evidentemente è un paese di lingua inglese, quindi mi viene bene per business internazionali e soprattutto per le relazioni sia con gli ex paesi del Commonwealth britannico, ma sia con tutti gli altri paesi di lingua inglese. Il primo che mi viene in mente, e dovreste prenderlo in considerazione anche voi, sono gli Stati Uniti. Quindi UK-US è un binomio sempre più ricorrente per chi vuole fare business, soprattutto per chi vuole fare business online, soprattutto per chi è non US tax resident. Quindi, però, a differenza degli Stati Uniti, evidentemente l'Inghilterra è più vicina. Per il momento è ancora Unione Europea fino alla fine dell'anno, quindi non ci sono grosse problematiche di visti, ma io non mi aspetto che ce ne siano, diciamo, di insormontabili. Sicuramente ci sarà qualche cambio, sicuramente ci sarà qualche passaggio burocratico in più, questo non lo metto in dubbio, per prima di potersi iscrivere nuovamente AIRE una volta assunta la residenza fiscale in Inghilterra. Oggi è estremamente semplice, diciamo in 30 giorni si risolve il problema. Domani probabilmente ci vorrà un lasso temporale più alto, più lungo, ma questo va a influire semplicemente sul piano di previsionale di pianificazione strategica. Quindi se metto in conto di trasferirmi in UK, probabilmente lo dovrò fare un attimino prima del canonico mese e mezzo, che invece basta oggi per pianificare una cosa del genere. È interessante il sistema bancario creditizio, sia perché per il rapporto che c'è con le altre nazioni, con le altre giurisdizioni del Commonwealth, dell'ex Commonwealth britannico, oggi Commonwealth, che comunque rimane in piedi dal punto di vista finanziario e bancario, quindi è possibile accedere ad agevolazioni che in altri paesi sono assolutamente impossibili. Ma soprattutto l'agevolazione principe in questo periodo è che l'Inghilterra ancora permette l'apertura di un conto corrente. Voi sapete, se vi occupate di business, che aprire un conto corrente è estremamente complicato, soprattutto oggi già TransferWise, Revolut e Paysera e quant'altri. Cominciano già soltanto appunto quelli online, diciamo, che non sono banche tradizionali, hanno iniziato a chiudere, a stringere un attimino le maglie, per cui sono le chiusure di conti TransferWise, sono praticamente senza motivazioni apparenti, sono all'ordine del giorno. Revolut è sbarcato da poco negli Stati Uniti, ma soltanto il conto personale. Altri hanno limiti in termini di TransferWise e Revolut, con dei limiti in termini di attività, quindi non tutte le attività e poi commerciali è possibile di ottenere un determinato tipo di conto corrente. L'Inghilterra, da questo punto di vista, invece è molto più interessante, è molto più ampio diciamo, il respiro, il possibilismo dal punto di vista delle banche. Quindi io lo voglio prendere in considerazione e poi chiaramente solito discorso, ampia deducibilità delle spese aziendali, fisco completamente, quasi completamente digitalizzato, quindi il rapporto con l'ICRMC, che è l'agenzia delle entrate locale, ha avviato un processo di digitalizzazione ormai da 1 o 2 anni, se non sbaglio, che sta andando fortemente, fortemente spedito. Quindi, come dire, anche a livello di burocrazia sta addirittura diminuendo. Facciamo attenzione, ricordiamoci che per incorporare una società in UK non ho bisogno del notaio, i tempi di liquidazione, se la devo chiudere, sono estremamente veloci. Quindi non è come liquidare una società in Romania o come liquidare una società in Polonia, che invece ci vuole la mano di Nostro Signore. E quindi, secondo me, è da prendere in considerazione, soprattutto per la possibilità, di nuovo, come per la Spagna, di costituire una holding company per mille motivi, ma non ci dilunghiamo su questo punto di vista. Punto paese numero 4, quindi paradiso fiscale, di nuovo contemporaneo, non tradizionale, la Georgia. La Georgia non intesa come il paese degli Stati Uniti, come lo Stato degli Stati Uniti d'America, alcuni fanno questa confusione, ma inteso come il paese a confine tra Europa e Asia. È interessante in questo momento sia per chi investe in monete virtuali come Bitcoin, per esempio, o Etherit, però
In questo particolare periodo storico, quindi stiamo registrando durante il coronavirus, io aspetterei un attimino per investire in Cina, in Bitcoin. Diciamo che la legislazione, con tempo, la legislazione georgiana agevola da questo punto di vista. Poi chiaramente dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, se sia conveniente o meno, questo lo lascio dire ai mercati, agli esperti, non spetta a me. La Georgia ha un alto livello di privacy, esiste il Public Register Company, cioè è possibile accedere in realtà a sapere chi è l'azionista di riferimento di una determinata società in Georgia, però non in tutte le free zone. Ci sono alcune free zone in cui invece il livello di privacy è più elevato. Il regime fiscale è molto interessante, è stato derivato da quello estone. Esiste l'IT zone, allora diciamo che tecnicamente a livello generale nel paese è prevista un'imposta del 15% al momento della distribuzione del dividendo sui redditi su worldwide income tramite LLC, che sono le società a responsabilità limitate georgiane. Esiste poi l'IT zone, che è una free zone, Information Technology Zone, in cui però possono rientrare molte attività, non solo quelle IT, è semplicemente una definizione da codice georgiano. Ma le maglie sono particolarmente larghe, che arriva a esentare tutti i redditi prodotti al di fuori del confine georgiano. Quindi è possibile incorporare un business in Georgia e non pagare assolutamente tasse. È interessante in realtà la Georgia anche come holding, addirittura è possibile, diciamo, controllare tramite una georgiana io faccio il segno del triangolo, non mi fraintendete, il segno del triangolo è e come viene identificata in diritto tributario internazionale, una partnership. Di solito si fa un quadrato per indicare una limited company e poi si fa un triangolo per indicare una partnership. Le partnership sono società limited liability companies, diciamo quelle che conoscete probabilmente, che si possono aprire in Wyoming, piuttosto che comunque negli Stati Uniti in generale o in Inghilterra, LLP. Comunque le partnership sono queste entità trasparenti che in diritto tributario si rappresentano come triangoli, mi sembra che stiamo andando anche oltre. Quindi è possibile utilizzare questa struttura molto interessante, per cui la Georgia viene utilizzata come holding company, invece come trading è possibile poi piazzare una LLC sotto, evidentemente al ricorrere determinati requisiti, e se il business lo richiede ne può valere la pena. Però è sicuramente una struttura interessante che io prenderei in considerazione. Last but not least, la Georgia non scambia ancora informazioni. Esiste una richiesta formale di adesione all'Unione Europea, ma in realtà io non credo che verrà mai accettata, e la situazione georgiana non è delle migliori dal punto di vista burocratico e amministrativo. Sicuramente sconta il passato del regime sovietico, però diciamo che si sta lavorando molto bene, i georgiani si stanno veramente adoperando, quindi i miei complimenti vanno ai georgiani in questo video, perché ce la stanno mettendo tutta e il futuro è roseo per loro. Io sinceramente non so quanto la Georgia possa, dal punto di vista fiscale, evidentemente godere, possa trarre dall'entrare all'interno dell'Unione Europea, ma questo è un discorso di politica economica che non ci interessa, perlomeno non in questo video. Paese numero 5 da prendere in considerazione, che poi di fatto è un evergreen, io penserei a Cipro. Cipro è interessante soprattutto per chi fa trading, perché tutto quello, diciamo, non c'è capital gain su tutto quello che trado al di là del confine cipriota, e questo vale sia per quanto riguarda i redditi finanziari, quindi sia per quanto riguarda gli strumenti finanziari, sia per quanto riguarda gli asset fisici, come per esempio il real estate. È un po' più complessa di così, evidentemente, cioè ci sono delle condizioni particolari, ci sono determinate tipologie di strumenti finanziari che sono esenti da capital gain, altri che invece sono soggetti all'imposta del 12,5%. Quindi non è una passeggiata di salute, neanche Cipro, nessuno di questi paesi in realtà lo è se lo fate con un idiota, però se lo fate con un professionista serio le cose possono andare soltanto bene. Cipro, come Malta, come UK, come l'Irlanda, adopera per le persone fisiche il cosiddetto sistema dei non-domiciled, a differenza degli altri paesi, però non opera la cosiddetta remittance basis, cioè è possibile usufruire della detassazione a livello personale delle source of income, dei redditi prodotti al di là del confine cipriota, anche se vengono rimessi all'interno di un conto corrente cipriota, cioè l'esenzione, la detassazione di questi income, di questi redditi è prevista, a differenza degli altri paesi
casi che ho citato prima, anche se li rimetto all'interno dell'isola su un conto corrente cipriota. Quindi c'è un vantaggio in più da questo punto di vista rispetto alle sorelle anglosassoni. Poi ci sono i paradisi fiscali da evitare, ma quelli ne parleremo invece in un altro video perché in questo mi sono già dilungato abbastanza. Quindi, diciamo, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo tanto da riflettere, abbiamo la possibilità di riflettere, di leggere e di approfondire, consideriamo questi 5 paesi per le nostre future attività, per il nostro eventuale futuro trasferimento di residenza. La scelta è ampia, come vedete, sono paesi vicini, sono paesi con culture non tanto lontane dalle nostre, alcune più vicine, Portogallo, Spagna, alcune più lontane, Cipro, Georgia sicuramente è la più distante dalla nostra, ma non sono paesi impossibili, cioè sono paesi ben collegati, sono paesi in cui posso arrivare in serenità con aeroporti internazionali, non devo rimanere 15 ore in aereo, non devo fare scali impossibili per raggiungere l'altra parte del mondo. A chi piace e per chi è un viaggiatore, evidentemente no, non c'è nessun giudizio di valore in questo, però questi sono i paradisi fiscali nuovi, quindi fuori dalle mappe dei paradisi fiscali tradizionali che io vorrei prendere in considerazione se facessi business oggi nel 2020. Io sono Luca Tagliatela, è stato un piacere come sempre, noi ci rivediamo nel prossimo video.